Vediamo cosa ha detto Vladimir Luxuria sulle unioni civili. I matrimoni che vengono celebrati nello Stato Libero del Gay Village ci emozionano tantissimo, perché sappiamo che è giusto quello che facciamo, sappiamo che è giusto che uno Stato non si deve vergognare dell'amore che provano due esseri viventi. Che ne pensa di queste unioni civili al Gay Village? Wow, adesso quello che succede al Gay Village non lo so. Sul tema delle unioni civili... No, fanno i matrimoni. Sul tema delle unioni civili io la penso perché così. Perché sfugge questo? No, no, non lo so, fanno dei matrimoni che però non sono riconosciuti in Italia. Poi se loro vogliono divertirsi a celebrare il matrimonio, non lo so, sono liberi di farlo. Non è questo, mi interessa il tema, diciamo, della normativa. E il motivo per il quale... C'è mai stato al Gay Village? No, non mi è capitato. E il motivo per il quale non sono favorevole è la questione delle adozioni. Io... Alla fine riporto tutto al tema delle adozioni, perché noi possiamo prenderci in giro, ma dobbiamo dirci che nella quasi totalità delle nazioni che hanno introdotto una, diciamo, il nocciolo la quella. Normazione di una famiglia, cioè, parallela a quella del matrimonio, si è arrivati alle adozioni. Può avere adottare un bambino come, o no? Attenzione, quando i sindaci dicono noi trascriviamo i matrimoni che si sono celebrati all'estero, lei sa che la norma sulle adozioni in Italia dice che possono essere adottati bambini da coniugi, non parla di padre e madre, parla di coniugi, quindi è evidente, automatico, nel momento in cui io trascrivo un matrimonio che è stato celebrato all'estero, quelli sono coniugi e per la nostra legge potrebbero adottare dei bambini, motivo per il quale noi stiamo raccogliendo le firme per chiarire nella legge sulle adozioni che le adozioni sono circoscritte alle famiglie composte da un padre e da una madre, e guardi, nessuno mi dica che questa è discriminazione, perché io posso capire il desiderio di genitorialità anche di chi di un omosessuale, però tra il desiderio di genitorialità di un omosessuale e il diritto di un bambino ad avere un padre e una madre, uno Stato giusto difende il secondo, perché quello debole tra i due non è la coppia di omosessuali che può andare a rivendicare i suoi diritti davanti a una telecamera, è il bambino che non può rivendicare i suoi diritti. E uno Stato giusto si occupa di quel bambino cosa prima risponde? Di tutto il resto. Cosa risponde a quelli che dicono meglio con una coppia gay che in un'orfanotrofia? Che è una fattispecie che non esiste. Lei sa quante sono le coppie eterosessuali in Italia che pregano Dio da anni e lavorano da anni e si sbattono e spendono un sacco di soldi e sono costrette ad andare all'estero per adottare un bambino che in molti casi non riescono neanche ad adottare? Facciamo che prima esauriamo questo desiderio qui, garantendo ai bambini di avere un padre o una madre, e poi parliamo del resto. Guardi un po' questa foto. La foto? Foto Crosetto, non Luxuria, no, non sono la stessa cosa, dai. Ma qui Crosetto, dove eravate? Eravamo all'Auditorium della Conciliazione, alla manifestazione che praticamente ha dato vita a Fratelli d'Italia. Ecco. Guido fa di queste cose, sì, lui fa di queste cose. Sì, ma mi hanno raccontato che vi hanno anche beccato con i fiori, che le ha mandato dei fiori, una cosa del genere. ride. No, eravamo a cena, io e Guido andiamo sempre a cena, siamo fratello e sorella, e eravamo con un gruppo d'amici, a un certo punto un nostro amico... Crosetto regala i fiori alla Meloni e a sua fidanzata. Ma non è vero, è falso questo. Un nostro amico mi ha regalato dei fiori e ci hanno fotografato abbracciati a Guido, io e Guido e io con questi fiori, e quindi sui giornali hanno malignato, ma la compagna di Guido, che peraltro aspetta un secondo bambino e quindi le facciamo... tanto in bocca al lupo e complimenti, è una donna bellissima che certo non ha motivo di preoccuparsi di Giorgia Meloni e sa che io e Guido siamo proprio come fratelli, quindi ho capito. Questo gossip ma convinto